Abbiamo attivato una rete capillare composta dalle realtà del terzo settore, dalla protezione civile, dalle farmacie, dai negozi di vicinato. Un'azione capillare che nel solo comune di Varzi ha fatto registrare importanti numeri con più di 30 consegne a domicilio al giorno, oltre 3.000 mascherine consegnate alla cittadinanza e una linea telefonica attiva 7 giorni su 7 dedicata al supporto e all'assistenza delle persone fragili e o in quarantena. Uno sforzo congiunto per limitare i danni causati dal virus. Fin dall'inizio dell'emergenza legata al Covid-19, la Comunità Montana di Pavia ha attivato il piano intercomunale della protezione civile, valido per tutti i 18 comuni dell'area. Grazie a un modello di lavoro che tocca gli ambiti operativo, amministrativo e di comunicazione istituzionale, sono state distribuite 3.000 mascherine e organizzate reti di supporto per le famiglie colpite dal coronavirus. La Comunità Montana, spiega Giovanni Palli, presidente e sindaco di Varzi, ha attivato inoltre un servizio di consulenza psicologica e sta lavorando per risolvere anche i problemi di carattere non sanitario. È stato istituito un servizio gratuito di servizio psicologico per i familiari delle persone che hanno contratto l'infezione da Covid-19, grazie al supporto dei professionisti del consultorio Oltre della Fondazione San Germano Onlus di Varzi, disponibile per tutti i cittadini della comunità montana. Abbiamo gestito la transizione digitale obbligata per le pubbliche amministrazioni in un'area con un digital divide tra i più consistenti nel territorio nazionale, con il 20% della popolazione senza connessione fissa o di rete. In questo caso siamo riusciti a strutturare una macchina virtuale che contenga tutti i software in dotazione dell'ente montano, alla quale ogni dipendente del proprio computer può accedervi in remoto. Abbiamo anche creato uno spazio virtuale di condivisione aperto, libero e protetto, una vera e propria stanza virtuale autonoma ed attiva 24 ore su 24, dove amministratori pubblici, imprenditori e associazioni possono confrontarsi, costruire soluzioni e riunire anche i propri organi collegiali.